Fascismo. Reazione prevalentemente giovanile contro la demagogia asservita al fanatismo bolscevico. Andò al potere con la marcia su Roma. Programma di italianità e romanità. Non lotta, ma cooperazione delle classi. Orientamento verso il popolo. Giovinezza, giovinezza. Prime parole del ritornello dell'inno dei fascisti. Del resto, anche i fascisti, come i socialisti, dicono di marciare verso l'avvenire. Perpetua e universale illusione. Me ne frego. Suona audace disprezzo della morte. Motto creato dal D'Annunzio e poi adottato dagli arditi e dai fascisti. Emblema, la testa di morto. Difesa dell'italianità. A. Italianizzazione obbligatoriamente immediata degli alberghi. Tutte le diciture, insegne, liste delle vivande, conti, eccetera, in lingua italiana. Dei negozi e della corrispondenza commerciale. Mezzi automatici per propagare la lingua italiana senza spese. B. Italianizzazione della nuova architettura contro l'uso sistematico di plagiare le architetture straniere. Cominciare questa italianizzazione in tutti gli edifici statali, specialmente nei paesi redenti. C. Italianizzazione obbligatoria delle edizioni e dei caratteri tipografici. Il mistero dentro le incanniciate di Via Nazionale si faceva sempre più fitto, tanto più che le armature stesse non bastavano più a contenerlo, ma il fervore dell'opera traboccava fuori dai cantieri, fino in mezzo alla strada, dove carpentieri, fabbri, manovali, operai d'ogni sorta continuavano nei loro lavori. Quattro torri di metallo imbullonate e inchiavardate sorreggono quattro lame iperboliche contro il cielo. Ebbene, proprio a questo punto il fascio cessa di essere un simbolo e ritorna quello che era in origine, verghe e scuri che servivano a ammozzare e frustare i malvagi e t'ammozzare la loro testa matta. Bella, bella la bandiera, eh?
Educare i giovani fascisti, le generazioni di domani, è una priorità del regime. Controllare la libertà espressiva degli individui vuol dire controllare le masse, anche attraverso la diffusione di una lingua uguale per tutti. La politica del regime è chiara. Autarchia linguistica contro le lingue straniere. Ostilità verso i dialetti. Repressione delle minoranze linguistiche. Imposizione del voi. Parole straniere bandite e sostituite per legge per creare una lingua di regime. Al centro degli obiettivi del fascismo si impone il mito dell'uomo nuovo. Un italiano nuovo che deve credere, obbedire, combattere. Benito Mussolini, il Duce, vuole un'Italia nuova e per realizzare il suo obiettivo il regime mette in piede un'enorme macchina della propaganda. Stampa, radio, cinema, scuola e sport sono al centro di questa operazione. L'italiano nuovo deve esprimersi in una lingua nuova, virile, uguale per tutti. Ma la lingua è radicata nell'intimità profonda delle persone e non è un'altra divisa da indossare, un altro slogan da declamare o un'altra liturgia da celebrare. E la politica linguistica del regime altro non è che un tentativo di manipolazione destinato in gran parte a fallire. Vi ho chiamati fasci di combattimento. Dunque, il combattimento mai lo dovrete temere. Tanto maggiori sono gli ostacoli e tanto più precise diritta deve essere la nostra volontà di superarli. Che tutte le battaglie non siano vinte, non si può dire che tutta la guerra sia vittoriosa. Amici neri di Napoli e della Campania, noi possiamo parlare della collaborazione necessaria. Lo credete che io mantengo sempre le mie promesse? E questa è la parola della delibera. Che ignorava la scrittura. La parola è questa. Gente a minare. Ma sono io. Costruire. Signori dei debiti. E se necessario. Lavorando. Combattere. Con noi. E vincere. Ogni volta che affiora, in un modo o nell'altro, la questione della lingua, significa che si sta imponendo una serie di altri problemi. La formazione e l'allargamento della classe dirigente, la necessità di stabilire rapporti più intimi e sicuri tra gruppi dirigenti e la massa popolare nazionale, cioè di riorganizzare l'egemonia culturale. Intendo iniettare il siero fascista nel corpo della nazione.
Che mai la parola d'ordine è questa? Marciare, non marcire. Credere, obbedire, combattere. A noi poveri la verità non ce la dicono mai. Questa è la verità. La nazione rappresenta una tappa del progresso umano la quale non è ancora superata. Chi è che scrive così? Mussolini. Durante la Prima Guerra Mondiale, gli italiani combattono per la prima volta per difendere un confine nazionale unico, uguale per tutti, contro un nemico straniero comune. Al fronte si incontrano soldati di ogni regione, che parlano ogni tipo di dialetto. Mussolini si appropria abilmente del modello di oratoria creato dal più famoso scrittore dell'epoca, Gabriele D'Annunzio. Lo trasforma, lo rimodella e lo adatta a un uditorio molto più vasto e popolare. Lo banalizza e lo carica enfaticamente di riferimenti ai fasti della Roma imperiale, di slogan di regime sfruttati e ripetuti in modo ossessivo, di metafore mistico-religiose, di parole d'ordine. È il primo esempio di una tecnica di persuasione di massa basata sul gesto e sulla parola. Rubrica quasi scientifica, metà zoo, metà logica e metà morfosi, nella quale si vede come, con buona pace del signor Darwin, non tutti gli uomini discendono dalle scimmie. Fra 10 anni, lo si può dire, senza fare i profeti, l'Europa sarà fascista o fascistizzata. Oggi, dopo il vostro trionfo classicamente romano, e tutto il popolo italiano, dai picchi nevosi delle Alpi alle contrade siciliane, che non si parli più di fratellante, di sorellante, di cuginante, per salvare Versailles del suo indomito valore. Quello delle spade vale e varrà sempre più delle parole. Questa eloquenza del duce, che attinge il fondo della coscienza di un popolo per via di immagini, è il privilegio del condottiero che fa la storia e perciò rivive l'esperienza storica attraverso l'esperienza sua personale. Noi possiamo parlare con un sovrano disprezzo. Talune dottrine d'altr'alte di gente che ignorava la scrittura con la quale tramandare i documenti della propria vita
In un tempo in cui Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto. Morra, è un gioco da ubriachi, si gioca nelle bettole. Volete venire con me che vi insegno dei bei giochi? Sì. Andiamo, su, via, andiamo. Andiamo, via, eh. Andiamo, andiamo da questa parte, andiamo. Si serve di un'imponente scenografia, solida, maestosa e apparentemente indistruttibile. Qui borghesia diventa sinonimo di inerzia, di servilismo, di viltà. È in questo senso che il Duce ammonisce il popolo italiano a non lasciarsi sedurre e corrompere dall'imborghesimento. Il regime manifesta una vera e propria xenofobia linguistica. Sono gli anni delle campagne di stampa contro le parole straniere. Parole straniere e borghesia sono mali da estirpare. Nel 1931, la Scena Illustrata di Firenze inaugura la rubrica Difendiamo la lingua italiana. Nel 1932, il quotidiano romano La Tribuna bandisce un concorso tra i lettori per trovare le sostituzioni a 50 parole straniere. La Gazzetta del Popolo di Torino inaugura la rubrica Una parola al giorno per ripulire la nostra lingua dalla gramigna delle parole straniere che hanno invaso e guastato ogni campo. Il giornalista Paolo Monelli riunisce 500 parole esotiche in un libro intitolato Barbaro Dominio. Mi illudo di aver portato una parola nuova e fresca in questo argomento. Che si può essere moderni, sportivi e giovani di fede e di idee e volere splendente e pura la lingua. I popoli forti impongono il loro linguaggio, i loro modi di dire, non raccattano ogni foresteria con balorda premura. Non c'è più posto in Italia ardita e cosciente di sé per i cianciugliatori alla balcanica di parolette forestiere. Il gusto dell'esotico, così nei modi come nel linguaggio, non è indice di spirito moderno. Ma c'è anche chi, come lo scrittore e accademico d'Italia Alfredo Panzini, raccoglie le parole nuove, italiane e straniere, senza censurarle, considerandole solo belle o brutte. Molte parole non entreranno mai nell'uso comune, mentre altre hanno successo. Manifesto al posto di affiche, combinazione al posto di arrangement, prenotazione invece di booking, autocarro per autocar, cornetto per croissant, ascensore al posto di elevator. Il linguista Bruno Migliorini promuove due parole che entreranno a far parte dell'uso comune. Regista al posto di regisseur e autista invece di chauffeur. Nel 1940 l'Accademia d'Italia viene incaricata di pubblicare elenchi di parole straniere con le sostituzioni italiane. Sh-
Shock. Urto di nervi. Clac. Clacche. Consommé. Consumato. Cric. Cricco. Dribbling. Scarto. Ferribotto. Ferribotto. Toast. Fetta di pan tosto. Overture. Apertura. Vestito a paillette. Vestito allucciolato. Parur. Finimento. Parvenir. Pesce cane. Passepartout. Chiave comune. Tabarin. Tabarino. Tournée. Tornata. Vedè. Vedetta. Avere un fiore. Fiorellare. Frascheggiare. Hanno già cominciato a chiamarti autista? Ma che a Milano si continua come prima, a dire chauffeur. Siamo diventati di moda. Lui lo chiamano Roger. E abbiamo visto fuori. Due lampadine. Già, je parle français, io. E qui pagano qualsiasi prezzo. Un team che dura, sembra che quattrini non costino niente. La deplorevole e deplorata abitudine di molti commercianti italiani che usano parole e locuzioni straniere nelle insegne e mostre delle proprie botteghe è sperabile che abbia essere sensibilmente frenata. Io credo che si debba più direttamente ed energicamente agire per combattere la predetta abitudine, indizio di deficiente spirito e sentimento italiano. Questo divieto dovrebbe essere esteso con una norma generale a tutti i comuni del regno, e con criteri anche più rigorosi, onde le locuzioni italiane non solo non si scompagnino mai dalle straniere, ma abbiano una forma e un carattere del tutto preminente. Suggestiva cornice della Basilica di Massenzio è stata inaugurata la 13ª festa del libro con grande concorso di scrittori e di pubblico. Scolaresca invita alla mostra Anti Lei, aperta a Torino nella casa della GIL di Piazza Bernini, allo scopo di combattere l'uso del lei a favore dell'italianissimo voi e del tu, con una documentazione di autori italiani che dal 1300 al 1600 rivendicarono per primi l'italianità del voi e del tu contro il lei, servile e straniero. Una delle prime vittime della guerra del lei fu un onesto e innocuo settimanale femminile a rotocalco stampato da Rizzoli. Questo giornale, infatti, si chiamava pericolosamente Lei. Era inutile cercare di spiegare. Per supporre di spiegare a un gerarca, a un censore fascista, che quel lei stava per ella, essa, nel senso di lei donna, ella donna, essa donna. Il lei era abolito. Al posto del lei si doveva usare il voi. Il settimanale provò a ricordare per iscritto, in seconda pagina, numero dopo numero, di quale lei si trattasse. E poi si piegò. Cominciò ad annunciare che avrebbe cambiato titolo, sarebbe diventato Annabella. Diventò Annabella. Sempre meglio che diventar voi. Il nostro sguardo
cadde su qualche cosa di grandioso che si ergeva in fondo. Presto comprendemmo che cos'era. Enormi blocchi di marmo si drizzavano verso il cielo disegnando il pronome voi. Quello è un caso curioso, disse il nostro vecchietto. Io lo chiamo il morto che parla, perché vede, qualcuno ha preso gusto a trattare la gente con quel voi allontanante. Sul divieto del lei ironizza anche Totò, che in un monologo costruisce una gag su Galileo Galilei, trasformandolo in Galileo Galivoi. Il solito gerarca, privo di ironia, seduto in platea, non gradisce e per il comico napoletano scatta la denuncia. Il procedimento però viene archiviato e Totò viene graziato con un commento di Benito Mussolini in persona, che lapidariamente scrive fesserie. È assurdo e riprovevole che dopo quanto è stato detto e scritto, anche dai giornali si stenti qua e là ad adottare il voi e a respingere nettamente il lei, che oltretutto è un'espressione di quello spirito servile ripudiato dal fascismo nella maniera più decisa. A parte ogni altra considerazione, tutto ciò rivela l'assenza di quel temperamento fascista che deve riuscire a realizzare in ogni occasione lo stile del tempo di Mussolini. La liturgia del fascismo è orchestrata con fanatismo dal segretario del Partito Nazionale Fascista, Achille Starace, autore dei fogli di disposizione. Alla parola comizio, d'ora innanzi prego di sostituire la parola raduno di propaganda. Il comizio ci ricorda tempi superati per sempre. Spesso in luogo del prescritto pantalone nero lungo o del pantalone nero corto con stivali neri viene indossato un pantalone a righe, residuo del tight. Nelle cerimonie ufficiali niente tubi di stufa sulla testa, ma la semplice camicia nera della rivoluzione. Il saluto romano non impone l'obbligo di togliersi il cappello. Dietro il millenario simbolo è la giustizia di Roma da tutto il popolo italiano, diventato attraverso la guerra e la rivoluzione un blocco unitario di volontà e di fede, e nessuna insidia o violenza può incrinare e meno ancora. È fatto assoluto divieto di portare il collo della camicia nera inabitato. Chissà perché ci si attenda ancora a considerare la fine dell'anno al metro del 31 dicembre, piuttosto che a quello del 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma. L'attaccamento a questa consuetudine è indice di mentalità non fascista. Il commento è superfluo. Camicie nere di tutta Italia, a noi! Firmato Mussolini! Anche il cinema del ventennio segue le direttive della politica linguistica del tempo, ma non manca ogni tanto qualche distrazione. In Milizia territoriale, un lungometraggio di propaganda prodotto nel 1936, si legge Motion Pictures e Copyright. Perfino qualche pronome lei sfugge al controllo, ma viene subito corretto. Tre anni Guido. Voi non sapete perché vi hanno mandato qui? Signor, no. Ma come, a lei, a voi non hanno detto niente? Signor, no. Alla fine degli anni venti il cinema era diventato sonoro e con esso anche i documentari, che in pochi e rari esempi erano riusciti a cogliere i suoni e le voci delle città e della gente comune. L'Istituto Luce fa le prime prove di sonoro nel 1931, iniziando una nuova era nella propaganda di regime.
Presto, i gerarchi si accorgono che la presa diretta è un pericolo e viene velocemente sostituita da una voce narrante ufficiale e asettica. Si sa oggi cos'è, ahimè, l'italiano del teatro e del cinema. Una sbalorditiva menzogna messa in giro da attori analfabeti e cafoni, i quali si sono ficcati in capo d'essere supremamente distinti. È il francese delle pochades, tradotto alla peggio e pronunciato con accento vagamente settentrionale. Una lingua italiana tuttavia esiste, e non soltanto nella letteratura. Ma non ci credete che sono innamorato di voi? Allora vi sono proprio antipatico. Naturalmente, non mi stai mai a sentire quando parlo. Ci vuole una pazienza, credetemi. Nel 1933 viene inventato il doppiaggio, che permette ai film di circolare in vari paesi. Uno dei più complessi e magici trucchi cinematografici. Quello che permette di sostituire le parole in bocca ad una delle vostre dive o divi stranieri preferiti. Poiché tutti sanno cosa sia il doppiaggio, ma solo pochissimi quanta fatica, quale somma di pazienza ed intelligenza richieda questa delicata operazione fonica. Well, it seems to me only common sense. Dovrei dunque credervi sulla parola. Affatto. Come ufficiale, devo all'occorrenza mentire come un gentiluomo. Dovevo andare a Londra per accogliervi al vostro ritorno. E non c'era. Te lo spiego io, Wade. Saputo che la battaglia era imminente, volle rimanere là. A metà degli anni 30 la percentuale degli analfabeti è ancora molto alta, nonostante i tentativi del regime per modernizzare la nazione da un punto di vista linguistico. Ma gli italiani in ogni angolo del paese continuano a parlare il dialetto, lingua degli affetti e delle tradizioni, e non la lingua di regime. Banana della Somalia italiana! Canzone di sto cuore appassionato che sospiri per lei tutte le pene, fai e senti col canto dei
peccato, sta fiamma che mi brucia nelle vene. Di cappella intanto, io smaglio, soffro e canto. Sono andati quei tre sfaticati. Rotta però, egli era un bel ragazzo. E se restava ancora qualche giorno, la Martina la ci cascava. Ma che... Per Martina, che fai nome un gamba, il nome che conosce la vita, che abbia il savoir-faire. Parla pulito, so, mola, fare al forno, Non ti interessare dei fatti che non ti riguardano. Io non ho riguardo per nessuno. Ma faceva ridere. La donna se conquista con la forza. Sì, provaci con Martina e poi vedi sì che faccia che te ritrovi. Oh, siciliano tu. Davvero? Ma io che mi credevo che eri milanese. siamo vecchi tosi, se meglio dormirti. Viene così ad assumere una straordinaria importanza didattica nelle scuole del popolo il tanto aborrito e disprezzato dialetto, che è, e come, una lingua viva, sincera, piena, ed è la lingua dell'alunno. Apriamo la scuola allo studio della lingua e dell'arte dialettale e v'entrerà insieme l'italiano. Nel 1934 il dialetto viene del tutto escluso dalla scuola. Sei anni. Il bimbo d'asilo è divenuto ufficialmente scolaretto di prima classe e se egli è in una scuola all'aperto, prende parte alla cerimonia dell'alta bandiera. Ah, senti! Ah, lo so! E prima! Nel cortile della scuola vi sono adunati 24 balilla. Il comandante ordina di mettersi in riga per tre per marciare. Quante terziglie sono in marcia? Le bambine hanno anche imparato a preparare graziosi corredini per neonati, tutte comprese della santa missione che le attende. Dal canto loro, i ragazzi sanno maneggiare bene la penna ed il moschetto per mirare dritto se occorrerà. Il libro di testo è unico, edito dalla Libreria dello Stato. Il libro unico comprende la storia della rivoluzione fascista e dei suoi protagonisti. Primo fra tutti, il Duce. L'io l'orale deve dare e da bravo esaminando, marcia a passo militare, il suo libro ripassando. Marcia lesto come un lampo e in un sasso il piede pesta, ruzzolando in mezzo a un campo e ammaccandosi la testa. Lieto cori in grave posa, dice al bimbo indolenzito. Dimmi un poco quale cosa maggiormente ti ha colpito. Pronto a lui risponde l'io, come scorgere lei può. Ma colpito il suol natio, tuttavia pianto non ho. Mi son detto un suol sì bello che da spighe a profusione, certamente al mio cervello frutterà la promozione. Bravo, dice l'insegnante, quel che dici val tant'oro, che due cose belle e sante son la terra ed il lavoro.
apre i suoi battenti con puntualità militaresca e in cui si entra come ad una festa, perché le scienze più aride vi vengono insegnate dilettosamente, perché lo scolaro vi si sente oggetto delle paterne cure di un regime. Scuola fascista, dove il virile saluto di Roma si infiora di un limpido sorriso. Scuola fascista, dove l'anno si inizia sotto l'egida dell'emblema della patria, l'assioma di Mussolini, credere, obbedire, combattere, che informa di sé la vita nazionale, regge anche la scuola fascista. Nella scuola fascista l'educazione fisica è uno dei capisaldi dell'insegnamento. I tempi severi fanno dell'educazione militare una necessità imprescindibile per ogni popolo che voglia imporsi agli eventi. In questo modo piacevole, dilettoso ed educativo, si chiude spesso la giornata dello scolaro fascista. Italia, vedi fascismo. Fascismo, vedi Italia. La repressione delle minoranze è uno degli aspetti più duri della politica linguistica del regime, che si manifesta soprattutto contro i diritti delle minoranze francesi, tedesche, slave e ladine. Non vogliamo costringere con la forza quelle popolazioni a non parlare francese, ma neanche dobbiamo incoraggiarle e aiutarle a continuare in un costume che avrebbe dovuto già cessare. In Italia si parla italiano. Nella provincia di Trento i manifesti, avvisi, indicazioni, segnalazioni, tabelle, cartelli, insegne, etichette, tariffe, orari e in genere tutte le scritte e leggende comunque rivolte o destinate al pubblico, sia in luogo pubblico che aperto al pubblico, anche se concernano interessi privati, devono essere redatte esclusivamente nella lingua ufficiale dello Stato. Le famiglie della provincia di Trento che portano un cognome originario italiano o latino tradotto in altre lingue o deformato con grafia straniera o con l'aggiunta di un suffisso straniero riassumeranno il cognome originario nelle forme originarie. Alla fine degli anni 30, la scenografia del regime, nonostante le imprese colossali, le conquiste e le bonifiche, comincia a vacillare. Le leggi razziali, l'alleanza con la Germania di Hitler e la guerra imminente segnano il punto di non ritorno dell'era fascista. Una volta soltanto l'America riusciva a far sorgere delle città in pochi mesi. Bisognerà denunciare l'Italia per concorrenza sleale. Il regime continua però ad andare avanti, cieco e senza rendersi conto di aver intrapreso una strada senza uscita.
Alla fine dell'anno sedicesimo ho individuato un nemico del nostro regime. Questo nemico ha nome borghesia. La borghesia può essere una categoria economica, ma è soprattutto una categoria morale. È uno stato d'animo, è un temperamento, è una mentalità nettissimamente refrattaria alla mentalità fascista. Il primo cazzotto è stato il passo romano di parata. Altro piccolo cazzotto, l'abolizione del lei. Altro cazzotto nello stomaco è stato la questione razziale. Il regime si impone ancora più duramente contro parole e nomi stranieri, che nel 1940 vengono definitivamente proibiti. L'uso delle parole straniere è proibito. Dalla legge 23 dicembre 1940-19, numero 2042, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo successivo, nelle intestazioni delle ditte industriali o commerciali e delle attività professionali. Inoltre nelle liste, nelle insegne, nei cartelli, nei manifesti, nelle inserzioni e in... La Reale Accademia d'Italia, sentito il parere di un'apposita commissione da essa nominata, determina quali parole possono ritenersi acquisite alla lingua italiana. L'elenco contenuto nelle pagine seguenti riproduce fedelmente i primi 11 elenchi di sostituzioni, apparsi nel bollettino di informazioni della Reale Accademia d'Italia dal maggio 1942. E poi ristampati con lievissimi ritocchi. Pur senza volere sminuire gli inestimabili servigi resi da vocabolario della Crusca alla purezza della nostra lingua, oggi occorre qualche cosa di diverso. Un agile lessico che consideri la lingua non come cristallizzata nelle sue antiche forme, ma quale una cosa viva, quasi la limpida e animosa vena nella quale si trasfondono e vibrano in continuo divenire gli accenti, i sentimenti e i pensieri di tutta la nazione. L'Accademia d'Italia deve dare alla nazione un vocabolario completo e aggiornato della lingua italiana. Tra le grandi opere, il regime incarica l'Accademia di redigere un dizionario della lingua italiana. Anche il dizionario dovrà essere un'opera grandiosa. Tra Dante e Petrarca non manca quasi mai una citazione del Duce. Agire, verbo intransitivo. Operare, fare, funzionare, comportarsi. La natura sovente agisce con maniere a noi inescogitabili. Galilei. Agite con me, collaborate con me per dare agli italiani il senso gioioso, eroico ed umano della vita. Mussolini. Battaglia, sostantivo femminile. Combattimento, scontro di due eserciti o armate nemiche. Combatté e fu nella battaglia morto. Boccaccio. Spronò il cavallo e dove ardea più fiera la battaglia, lo spinse. Ariosto. La battaglia del grano significa liberare il popolo italiano dalla schiavitù del pane straniero. Mussolini. Carattere, sostantivo maschile. Forma o figura delle lettere d'un alfabeto. Qualità di una persona. Fermezza. Costanza nelle opinioni. Di sulla soglia Atlante un sasso tolle, di caratteri e strani segni in sculto. Ariosto. Non è l'ingegno sottile quello che forma le nazioni, bensì sono gli austeri e fermi caratteri. D'Azeglio. Ma chi è quel barbaro che può negare il carattere sacro di Roma? Mussolini. Con la guerra, molte opere rimangono incompiute a testimoniare la fine del ventennio. Edifici che avrebbero dovuto formare in pianta la parola Dux non saranno mai finiti. Anche il vocabolario della Reale Accademia d'Italia è parte di questa scenografia incompiuta e si ferma inesorabilmente alla lettera C.
Il quasi 25ennio di dominazione e di ricordi fascisti ha bruttato, fra le tante cose, anche il vocabolario italiano. Non copriamoci di ridicolo con lo storcere il significato corretto delle parole, innalzando idoli vani ed abbassando quel che nell'umanità è rarissimo. Nel 1951, per oltre 4/5 della popolazione italiana, il dialetto è ancora abituale. Corre veloce l'automobile sull'autostrada che affianca la ferrovia che da Roma porta al mare. E allo sguardo del viaggiatore balza nitida una macchia bianca che pare adagiata nel verde della campagna. È uno degli edifici che dovevano far parte della progettata Esposizione Universale di Roma del 1942. Non andarono molto avanti a causa della guerra e quella che sarebbe dovuta divenire una città satellite di Roma prese invece l'aspetto di una città abbandonata, morta. Sarà la televisione, entrata nelle case della gente nel 1954, ad accomunare veramente la lingua degli italiani, svolgendo un'importantissima funzione unificante sul piano linguistico. La radio italiana è da oggi radio televisione. I discorsi ormai da cose udite diventano cose viste. L'Accademia della Crusca è nata a Firenze nel 1583. E nel 1612 ebbe il suo primo figlio, questo, il famoso vocabolario degli accademici della Crusca. Oggi, dopo molti anni di silenzio, la Crusca riprende la sua secolare fatica. Scuola, maestro, bambini. Ecco la base dell'insegnamento. Oh, certo, non è mai troppo tardi per imparare, come dice un programma televisivo dedicato all'istruzione degli adulti. Ma è meglio non aspettare. Si sono sfruttate le grandi possibilità educative della televisione e si sono realizzati corsi scolastici in cui l'opera dell'insegnante è coadiuvata dall'immagine televisiva, perché nessuno conosca più la mortificazione di apporre un segno di croce là dove occorre una firma. Lei è presidente dell'Accademia, professor Devoto. È il moderatore della lingua italiana? Non oso pretender tanto. Noi non miriamo a raccogliere un materiale immobile. Noi contempliamo un fiume che scorre e ci limitiamo a sorvegliare che non vada al di là degli argini. Ma si dice geroglifico o geroglifico? Geroglifico. E allora perché si dice aglio? Quella è una parola popolare, geroglifico è una parola dotta. E allora che differenza passa? Per esempio tra soldo e solido. Tra vergogna e verecondia. Tra cosa e causa. Tra cagione e occasione. Tra alloro e lauro. Freddo e frigido. Tra spalle e spalle. Ma allora, baule o baule? Ho sentito dire baule. Ci voleva la televisione per far credere possibile che si dicesse baule. La risposta è esatta! Io so che lei è molto appassionato di storia, ma adesso voglio sapere se lei lascia o raddoppia. Si pensa che l'apprendere il linguaggio consista nel denominare oggetti, e cioè uomini, forme, colori, dolori, stati d'animo, numeri, eccetera. Come si è detto, il denominare è simile all'attaccare a una cosa un cartellino con un nome. Si può dire che questa è una preparazione all'uso della parola, ma che cosa ci prepara? È solo la lingua che rende uguali. Uguale è chi sa esprimersi e intendere l'espressione altrui. Che cosa rimane dell'esperimento linguistico del regime? Poco, quasi nulla. L'alfabetizzazione degli italiani è rimasto un problema drammatico da affrontare nel dopoguerra. Le parole straniere non sono state debellate da decreti legge. Le minoranze linguistiche hanno reagito con insofferenza ai tentativi di separatismo. I dialetti continuano a essere usati come lingua degli affetti e delle origini familiari. Il lei ha ripreso il suo posto.
e le espressioni del duce rimaste nella memoria degli italiani sono pochissime. I colli fatali, spezzare le reni, il colpo di spugna, il bagnasciuga.